se è vero che seriamente la sua prima squadra rischia di tornare in Serie C Ligure dalla Serie B2 femminile nazionale, il Lunezia Vole intanto però si tira su e come con il settore giovanile, conquistato infatti il titolo di campione territoriale in pratica del Levante Ligure dalla sua Under 18 allenata da Roberto Berti, la quale fa il bis con un altro 3-1 a Ceparana nel turno di ritorno della finalissima di categoria, dopo così aver vinto al Pallabologna Sarzanese. Le bianco-blu di Berti, appunto, ora dovranno farsi valere pure nella fase regionale. Intanto si tratta del primo successo stagionale da parte di quel Volley Pool Levante, in cui concertatamente confluiscono col Lunezia anche le società spezzine della Rainbow e dell'Olimpia. Non solo, ma potrebbero copiare, diciamo così, l'impresa dell'Under 18 pure le sarzanesi della Under 16 lunense, che stanno disputando la finale di categoria per il titolo territoriale contro il Santo Stefano Magra, già battuto a Sarzana per 3-1. Il turno di ritorno, siamo passati con le immagini appunto a questa categoria, è previsto per mercoledì prossimo 20 aprile al Palaconti di Santo Stefano. Primo trofeo dell'anno, ci tenevamo molto, sapevamo che avevamo un gruppo Under 18 all'altezza della situazione e fin dall'inizio ci abbiamo creduto sempre. È stato un campionato gestito molto bene ai massimi livelli e il risultato della finale lo dice chiaramente, insomma, per cui grande soddisfazione sia per il gruppo che il tecnico che l'ha condotto e speriamo non sia, come dire, sia foriera di altri successi che ci aspettano. Abbiamo tutto il settore giovanile ancora in ballo con l'Under 16 e poi naturalmente con le fasi regionali. Speriamo veramente di continuare così.